Buonasera, sono Giorgio Pronsatti e sto per cedere la presidenza del Kiwanis Club di Vercelli alla dottoressa Raffaella Tianese. Posso dire che consegno il mio collega con un po' di rammarico perché ho avuto una bellissima esperienza da questa presidenza, nel senso che ho toccato con mano delle realtà vercellesi e non solo vercellesi, veramente disagiati, in cui noi abbiamo potuto contribuire in modo attivo ad alleviare certe situazioni veramente di disagio, soprattutto i bambini provenienti da famiglie con situazioni molto, molto disperate. Posso dire anche che è stato interessante perché durante il mio anno, durante la presenza del mio anno, abbiamo fatto delle belle serate, quindi serate culturali. Abbiamo invitato sia personaggi del mondo dell'industria, del mondo del giornalismo, del mondo anche dello spettacolo, per carità. E durante la mia presidenza, diciamo così, la ciliegina sulla torta è stata la consegna del nostro premio più importante, il WeBuild, alla scuola musicale comunale Ballotti di Vercelli per il suo scopo di promuovere la cultura musicale nella nostra città. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto affidarmi questo incarico. In questa occasione voglio ricordare che il nostro è un club di servizio, servizio a vantaggio del territorio nel quale si opera e soprattutto servizio a favore dei bambini, come ricorda il nostro motto, Serving the Children of the World, assistiamo i bambini del mondo. Proprio la consapevolezza di entrare a far parte di un'associazione che si occupa di bambini è stata la molla che nel lontano 2006, non tanto lontano, mi ha spinto a entrare nel club. Quindi quest'anno la mia attività sarà rivolta principalmente a rendere concreto questo impegno, sia nel nostro territorio, sia collaborando al raggiungimento degli obiettivi del Servizio Mondiale, che vi ha già accennato Giorgio, e del service nazionale, ma anche con la realizzazione dei progetti a favore dei bambini di Vercelli, in continuità con quanto ha fatto appunto il past president Giorgio Pronsatti e con quanto hanno fatto i presidenti che mi hanno preceduto. Il servizio mondiale è The Eliminate Project, è un progetto nel quale Kiwanis collabora con l'UNICEF per sconfiggere il tetano materno e neonatale. Il tetano è una malattia dolorosa che uccide un bambino ogni 9 minuti, 160 neonati ogni giorno. Il Kiwanis International si è impegnato con l'UNICEF a raccogliere 110 milioni di dollari entro il 2015.
I fondi proteggeranno almeno 61 milioni di donne e i loro futuri bambini, che sono a rischio di contrarre questa malattia mortale. Quindi grande attenzione sarà dedicata all'economia e al mondo produttivo. Soprattutto in questo momento storico, in cui viviamo una grave crisi economica, ritengo sia importante valorizzare le attività economico-imprenditoriali del verso illese. Gli incontri che verranno organizzati saranno finalizzati a questo, a conoscere meglio le realtà produttive della nostra provincia, nella consapevolezza che il nostro credo può essere un punto di riferimento costante per il progresso del territorio accanto alle istituzioni. E sono contenta di avere oggi qui rappresentanti del Comune e della provincia, perché certamente avremo modo di lavorare e organizzare insieme progetti importanti. Vi ringrazio, ringrazio. Ultimo ma non ultimo dei miei obiettivi sarà quello di dare maggiore visibilità al CLEP per farci conoscere meglio e far conoscere le nostre attività. Quindi molta attenzione sarà dedicata ai rapporti con gli amici della stampa, che saranno costantemente informati di tutte le nostre iniziative. Anche oggi alcuni di questi amici sono qui presenti e ringrazio anche loro per questa vicinanza. A tutti i soci di Magnani chiedo di essermi vicini, in uno spirito di collaborazione e condivisione, nella consapevolezza che per raggiungere gli obiettivi occorre lavorare in gruppo, perché la vera ricchezza del nostro club sono le persone, con i loro valori e le loro qualità. Questi valori e queste qualità, uniti insieme, possono realizzare grandi cose. E questa collaborazione la chiedo in primo luogo ai componenti del mio direttivo. Dico solo le cose, diciamo, più importanti, non ve le elenco tutte. A parte i concreti appuntamenti, ci tengo molto a rammentare l'appuntamento del 13 novembre prossimo. Abbiamo organizzato un concerto del pianista Cesare Picco, tornerà a trovarci Paolo Cavallone, il DJ di Radio 101 come presentatore, per celebrare il trentennale di fondazione del club di Vercelli. Invito fin d'ora tutti i presenti, sia le autorità che gli ospiti che i soci di Vagnani a partecipare, perché i fondi saranno devoluti per il progetto dei Inmate di cui vi ricordavo prima. Nel mese di dicembre avremo la mostra del corallo trapanese nei locali del Museo Leone, grazie alla collaborazione del socio Luca Busotto. E infine il primo service che abbiamo, che è già quasi partito con la collaborazione della nostra Claudia Moscatelli, è il service Socrate fra i piccoli, filosofia per una buona crescita, per portare la filosofia agli alunni delle scuole elementari, in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale, che ora ha cambiato nome ma non me lo ricordo, quindi insomma con il professore Catania Antonio, e con l'associazione Levi Montalcini, che partirà in due scuole cittadine, e quindi quattro classi elementari, dalla seconda alle quarte e alle quinte, saranno avvicinate alla filosofia. E infine una piccola concessione alle mie origini, la cena calabrese, che sarà organizzata, diciamo, più o meno in primavera, per farvi sentire i sapori della mia terra, la Calabria, se non di nascita, di adozione, alla quale sono molto legata. Concludo chiamando qui i componenti del mio direttivo, con cui lavoreremo insieme in quest'anno sociale. Quindi, passo presidente di Giorgio Rossati, vi prego di applaudire. Chiamati perché sennò qui mi sentivo un po' sola.